Siamo live. Nella diretta di oggi andremo a montare con Drumstructor il kit di Simon Phillips. Un attimo. Dai. Beh, prendo la scena. Dunque, ingrandisco. Il kit di Simon Phillips è questo qui, dove vediamo 1, 2, 6 tom, un floor tom, 3 rullanti, 4 octoban e un gong bass drum. Bella roba. E 2 casse. Come piatti lui usa 1, 2, 3, 4 crash, un china, un ride, un charleston e uno splash. Dai, non lo vedo malaccio come kit da montare. Dobbiamo vedere se possiede il rack, ma mi sembra proprio di no. Ah, ed una particolarità di questo kit è il fatto di avere il ride, l'unico ride del kit, a destra, cioè no, a sinistra, poiché Simon Phillips è uno che suona aperto. I rullanti che vediamo sono il più piccolo da 10 e sta su una propria asta, il rullante principale da 14, il rullante quello vicino agli octoban è da 12, quindi possiamo dire che ce l'ha tutti. C'è la collezione completa. Quindi, senza metterci paura, andiamo a montare questo kit. Adesso andiamo a mettere bene i tappeti. Mm-hmm.
Beh, ci siamo. Adesso iniziamo con il disporre le casse, poiché sono gli elementi centrali oltre al rullante del kit, cioè sono gli elementi che permettono di darci una misura del drum kit. Dunque, lui a quanto sembra usa due doppie da 24 o da 22. Se fa subito. Usa delle 15 per 24. Quindi noi, siccome 15 non ci sta come profondità, noi mettiamo da 16, perché la differenza non è tanta. Oppure 14. 14 va. Adesso la mettiamo qua. Prendiamo un'altra. Mettiamo i nostri pedali. E mettiamo pure i tom mount, che mi sembra che lui li ha, quindi sì, li ha. Mamma mia.
Dai. Adesso mettiamo tutti i Tom Holder. Apposta. E mettiamo i rullanti qui, il 14. Le sembra per 6. Scrocchiare il collo, uno dei piaceri della vita. Adesso qui si mette il rullantino da 10 per 5 e mezzo. E qui mettiamo quello da 12. Adesso mettiamo il timpano da 18. Qui dovremmo esserci per quanto riguarda i le robe a terra. Dai. Già penso adesso a mettere like it. Poi ho scoperto si può fare una cosa del genere, quindi
Stava di vuoto qua. Vedi un tabadabum. Badi Adesso guardiamo meglio le misure. Qui abbiamo davanti i tom, sono quello più piccolo da 10, sembra che poi sembra. È sicuro che è da 10, poi il secondo da 12, poi 13, 14, 15 e 16, quelli accanto al floor tom. Quindi diamoci una mossa. Eh già. Dovremmo montare la bellezza di 6 Tom e i Jerry. Adesso mi potete linciare dopo questa battuta. Vi do l'autorizzazione. Dunque, qui adesso abbiamo davanti, no, i tom non sono power tom, cioè non è che diametro e profondità si equivalgono, quindi mi sembra molto 10x8, 12x9, 13x10, sì, e classiche fregnacce. Classiche fregnacce, mamma. Ma come me ne esce? Mamma mia. Andava qualcosa nell'occhio. Vai. Da lui. Vabbè. Dunque, qui montiamo il nostro primo tom 10 per 8, abbiamo detto. Sì.
Boh, ah, c'ho capito. Mamma mia, che schifo. Come posso fare? Mamma mia. Aspetta, questa fammi una cosa. E qui concentriamoci su. Su questo tom.
Piano piano ce la facciamo, eh? Dai, dai. Bonali, Bonoli, fermete. Mettere il Charleston a ridanghete, like it, prima è stata una cattiva scelta. Ostia, pure questo sarà bello complicato da gestire. No, bada 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 bada
E qui abbiamo quasi, stiamo a metà, stiamo superando la metà dei tom da mettere. Dai, 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 dai che ci siamo. Ci siamo. Dunque, dunque, dunque.
Molte clams, 2 slot. Stiamo adesso montando l'ultimo. Oh, dai, dai. Ci siamo. Vediamo se
Assomiglia. Ma. Non proprio a precisione assoluta, si intende. Perché per ottenere questa precisione dobbiamo avere a che fare un mano con meccaniche reali. Così, simulato al computer, arriviamo fino a un certo punto, eh. Adesso mettiamo un gong floor tom. Po' più alta, magari un po' più alta. Dai. E adesso dobbiamo montare gli octoburn. Facciamo tutti scongiuri. Prendiamoci un attimo di tempo per guardarli e pensare a come farli. Qui mi sa. Che abbiamo bisogno di facciamo un'asta unica e con tutti gli Octoban appresso. Dai. Proviamoci. Un attimo la pausa.
Da. Rimettiamoci all'opera. Dai. Dunque, stimiamo le profondità. Sono comunque tutti, quello meno profondo è da 14, la botola. Sta qui. Che pavagna, oh.
Qui sarà da 16. E fino a qua ci stiamo.
Dai, meglio di niente, dai, dai, dai. Dai, nel crocco l'abbiamo fatto. Qualcosa è uscito fuori. Dai, adesso cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? I piatti? Ce li mettiamo? Mettiamoceli, se proprio dobbiamo. Dai, dai. Sì. Facciamola passare per buona, perché se cominciamo ad essere puntigliosi su ogni millimetro, non lo finiamo più.
metteremo un raid. Sembra lui abbia un 22. Sembra che lui abbia un 22. Qui, sì, va bene, e se no, se, come già detto, se facciamo i puntigliosi, dai, 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 dai. Adesso mettiamo il China. Qui pure il China è bello grosso. Dopo noi dobbiamo montare altri 4 crash e uno splash.
Quello splash diciamo che è da 10. C'è i lampi. Da quello che sembrano, sembrano tutti da 18, tranne uno da 20.
Direi che ci siamo per quanto riguarda il settaggio. Adesso dobbiamo preoccuparci di tutto il lato estetico della batteria. Non ci ho messo manco tanto, sai? Un attimo. Dai. Dunque, qui di che colore è? Marroncino. Sì. Facciamola marroncino. Adesso con la texture. No, no. Sì. Va bene addirittura già così. Miracolo. A posto. Vabbè. Dunque. Dai. Adesso facciamo i piatti. Aspetta, prima curiamo le pelli, ci si mette 2 secondi. A posto. Così.
Non ci abbiamo gli asset della Zilcherna. Dunque, qui vediamo tutti gli A, tranne questo che è un K.
Ah, belli, belli. Bello sto kit. Posso definirmi soddisfatto. Salviamo. E salviamo. Dai, dai. Adesso stoppiamo qui. Originale. Nostro, originale, nostro. È un po' più largo, devo ammetterlo, però per quanto riguarda la verosimiglianza, ci siamo. E andiamo in generale. Dunque, noi ci vediamo domani alle 17 per il nostro classico warm-up. Quindi non mancate. Non mancate. Ciao.